stupido, egoista, cinico, sicuramente non brillante, intelligente, così Schopenhauer definisce l'essere umano, animato da istinti, da passioni, da violenze. E direi che il quadro tratteggiato da Schopenhauer si addice a commentare quanto accaduto a Sherif Traoré, il pilone della nazionale italiana di rugby, giocatore della Benetton Treviso, il quale ha denunciato sui social il dono che ha ricevuto durante la cena di Natale della squadra. Il Secret Santa, no? Una tradizione spesso, no? Durante le cene, le feste, che ognuno, no? riceva un regalo segreto, ci si scambiano dei regali, in gruppo ognuno fa un regalo, si mescolano e poi si estrae un regalo e tu non sai chi te l'ha fatto, non sai il tuo regalo, appunto, chi l'ha preparato, il tuo regalo a sua volta andrà a qualcun altro, il Secret Santa, il Babbo Natale segreto. Ebbene, i compagni di squadra hanno pensato di fare questo scherzo, di regalare a Sherif Traoré una banana marcia. Sì, avete sentito bene, Italia 2022, un gruppo di giocatori di rugby per fare uno scherzo al loro compagno di colore nero, regalano una banana marcia. Oh, punto. Voi direte andiamo oltre, non andiamo oltre, perché siamo sempre qui in questo piccolo paesino mediocre in cui chiaramente giornalisti ci dicono: no, ma non sono cose così gravi, sono altre cose, ma sono sempre altre le cose gravi. Sì, io le dico tutti i giorni quali sono le cose gravi: i salari, lo sfruttamento del lavoro, dunque, l'ambiente, il precariato, le scuole che cadono a pezzi, va bene, i mutamenti climatici, una democrazia parlamentare ormai ridicola, ok? Ci sono grandissimi problemi, la guerra in Ucraina, l'occupazione della Palestina, ci sono ancora, no, tragedie nel Mar Mediterraneo, ci sono milioni, no, di profughi nel mondo. Bene, ma c'è poi questa provincia italiana in cui dei giocatori di rugby, dei maschi alfa, non lo so, degli uomini, dei ragazzoni, decidono di fare come scherzo al loro compagno di squadra di colore una banana marcia. Certo, non è l'equivalente dei grandi problemi del salario, della finanza della guerra, ma è un grande problema. Il grande problema è che aprendo quel regalo hanno riso. Io mi chiedo, qualora sia stato uno di nascosto a farlo, ma gli altri ridono? Io non penso che sia stato solo uno, perché siamo più persone a far sì che proprio quel regalo, appunto, finisca a quella persona, dunque che quel pacchetto finisse a Sherif Traoré, perché quel pacchetto finisse a lui serviva, no, sicuramente il coinvolgimento di due persone. Ma immaginiamo che sia opera di uno solo cretino maleducato, gli altri ridono, ma io avrei provato un senso di rabbia, di disgusto. Ma lo capite che la frase "ci scusiamo" poi è stata un'idiozia, non basta. Perché tu sei stato equiparato a una scimmia. Italia 2022, non dei giovani, tanti, non so, di Casa Pound, ma ne ha degli particolari, non so, cultori di Hitler, lettori del Mein Kampf, non dei giocatori di una squadra di rugby della Benetton Treviso, dunque il massimo espressione del rugby italiano, lo sport dei valori, no? Dei valori rispetto al calcio. Lo è,
non voglio inimicarmi gli amici del Rey, ma basta retorica, la pallavolo, e io ne sono un pallavolista, è migliore il calcio, il luogo peggiore, il rugby, il terzo tempo, l'onore, la battaglia, il rispetto alla banana marcia data come santa, secret santa al giocatore, il pilone della Benetton, della nazione italiana di colore. Io penso che l'uomo, l'essere umano, sia idiota, appunto, lo ripeto sempre. Viviamo una dimensione ormai di cinismo, di bassezza anche, di comicità. E alcuni comici, da Pio Medeo a un tal Puccio, boh, esiste Puccio, non lo so, ho visto alcuni passaggi rabbrividenti, veramente. Alcuni comici che fanno ancora delle battute improponibili perché non fanno ridere. Nel 2022 la banana marcia, come dico, non fa ridere, come la saponetta che cade per terra nei bagni, non fa più ridere, ok? Ma il fatto che si continui è gravissimo, perché le parole fanno i contenuti. E poi lo so già, Saudino, sono molte cose più gravi, un po' come la battuta di Berlusconi, ma ovvio che sono cose più gravi. Ma la battuta di Berlusconi, e Berlusconi può farla, può, sì, è la sua storia, è lui, il vecchio trombone, ma i giocatori del Monza ridono, alcuni, beh, sono i loro dipendenti. Beh, allora appunto il dipendente, come una scimmietta ammaestrata, Fantozzi qui aveva perfettamente analizzato la società, ride, perché lo fa piangere, fa male al re. Dunque ridiamo la battuta sulle tr di Berlusconi e ridiamo perché al ragazzo di colore regaliamo una banana marcia. Siamo appunto ma peggio noi tutti di animaletti sciocchi e stupidi, perché almeno gli animaletti sciocchi e stupidi, noi restiamo tali in nome della nostra intelligenza, del logos, dell'esercizio, della ragione, non hanno il senso dell'offesa, del voler far male agli altri. Prima di dire, ma è uno scherzo, provate voi a mettervi nei panni di Sheriff Traoré. Sica santa la cena e voi aprite il pacchetto, voi ragazze di colore, ragazzi, e trovate una banana marcia. Io spero che la Federazione Rugby intervenga, io spero che il Ministero Sport intervenga, io spero che la società Treviso Benetton intervenga, spero che i tifosi intervengano. Noi dobbiamo comunque non abbassare la guardia, continuare ad indignarci, farlo anche di più per questi episodi di razzismo goliardico, di razzismo appunto di chi si considera una brava persona. Ma io non sono razzista, ho fatto solo scherzo così, ho messo una banana come se il regalo segreto al mio compagno di colore, ma non sono razzista. E dobbiamo continuare a indignarci per questo razzismo goliardico, veramente da film di quarta serie. È pericoloso, è molto pericoloso, perché si presenta innocuo, si presenta innocente. Ma ricordatevi che in nome poi delle cose innocue, innocenti, non importanti, si sono in realtà poi compiuti massacri e discriminazioni. Buonanotte a tutte e a tutti, o buongiorno, perché il video lo pubblicherò domani mattina.